Fitbit aggiorna uno dei suoi prodotti più interessanti, ovvero Alta. Si tratta di un fitness tracker da polso con un piccolo display per ricevere alcune informazioni basilari. Il cinturino è in gomma rigida con una gradevole trama a righe. Il bracciale è molto comodo, anche se la sua forma un po' squadrata potrebbe darvi qualche noia con vestiti abbastanza attillati. La novità di questo prodotto, il cui nome diventa ora Alta HR, è il lettore di battito cardiaco sul retro. Questo sarà attivo tutto il giorno e permetterà di migliorare in modo sensibile il tracciamento dei passi e del sonno. Sulla parte superiore del bracciale è presente un piccolo display che mostra, con un doppio colpo preciso, oppure ruotando il polso, l'ora corrente. Poi con un piccolo tocco è possibile scorrere fra i passi della giornata, il battito cardiaco, i chilometri percorsi, le calorie bruciate e il tempo di attività. Non è possibile avviare un'attività fisica, che viene però riconosciuta in automatico. Se vorrete una maggiore precisione, dovrete per forza avviare la sessione dal vostro smartphone. È nell'applicazione, disponibile per Android, iOS e Windows, che tutte le varie opzioni vengono rese disponibili. La sincronizzazione tramite Bluetooth è rapida e sempre precisa. Dopo pochi secondi vedrete tutti i dati aggiornarsi. Questi dati possono essere analizzati nel dettaglio e vi permettono di sapere quanto manca al vostro obiettivo giornaliero, oppure riguardare i passi, le calorie, la distanza percorsa in tutti i vostri giorni passati e, se vorrete, anche raggruppare questi dati per settimana o per mese. Ci sarà poi la sezione dedicata agli allenamenti, come detto riconosciuti in automatico, e quella del sonno, che è una di quelle che ha beneficiato maggiormente dell'introduzione del nuovo sensore. Abbiamo infatti la traccia del sonno profondo, leggero e REM, oltre alla possibilità di confrontarlo con la nostra media e quella degli altri. Troviamo anche i dati completi relativi al battito cardiaco e la possibilità di inserire manualmente il peso, i liquidi assunti e il cibo mangiato. Dalle impostazioni potrete poi attivare le notifiche per le chiamate, il calendario e, purtroppo, una sola applicazione di chat a scelta. Immancabili le notifiche di inattività e la possibilità di usarlo come sveglia silenziosa. Fitness Alta HR non è un prodotto per i veri appassionati di fitness e sport, ma piuttosto per chi vuole dati affidabili e concreti sui propri passi giornalieri e il proprio sonno. Il bracciale viene commercializzato in Italia a 149€, noi l'abbiamo preso su ePrice, dove costa già 10€ meno. Trovate la recensione completa di questo smartband su mobileworld.it.